I disegni di pace in Ucraina passano anche attraverso l'arte, così come Banksy con opere affisse nella regione dal valore stimato di oltre $200,000, un artista urbano italiano, noto come TV Boy e con sede a Barcellona, ha realizzato una serie di murales per diffondere messaggi di speranza e libertà nelle città a nord di Kiev. La gente dovrebbe vedere quello che abbiamo passato e ricordare che la guerra non è finita. 9 regioni sotto attacco russo in 24 ore, almeno 5 le vittime e 13 feriti. Le autorità filorusse della regione orientale ucraina del Donetsk sostengono che le forze di Mosca stiano facendo progressi a Vugledar. Secondo l'intelligence britannica, la Russia tiene aperta l'opzione di un altro giro di arruolamenti. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino è chiaro: basta alle armi dagli Stati Uniti, si lavori per un negoziato, e critica la NATO per una mentalità definita da guerra fredda. Proprio nel giorno in cui il ministro russo Lavrov ha dichiarato: non ci siamo mai rifiutati di dialogare con partner europei, mentre a Mosca è stata contestata la nuova ambasciatrice USA. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato oggi a sorpresa la regione di Mykolaiv, nel sud del paese, dove ha incontrato la premier danese Mette Frederiksen. Per l'Italia, il ministro degli esteri Tajani ha aperto a possibili invii di sistemi di difesa aerea. E Bruxelles ha chiarito che la decisione di inviare carri armati a Kiev non è un'escalation, ma la risposta alla decisione della Russia di procedere ad un'escalation di massacri e spargimenti di sangue contro obiettivi civili in Ucraina. Ma è un fatto che la corsa agli armamenti abbia portato ad un aumento delle spese militari, come la Polonia, che ha deciso di quasi raddoppiare le spese annuali per la difesa, dal 2,4 al 4% del PIL.